Amici di In Piazza, ho il piacere di avere qui con noi Michele Casella con una sua nuova creatura, Pool. No, grazie, non solo mia, perché ci sono tante persone che ci collaborano. Quante sono queste persone? Allora, c'è una base, un nucleo, diciamo, fondante che è insomma, formato da Vincenzo Recchia, che è l'art director, poi Irene Casulli e Giuseppe Morea. E poi ci sono dei ragazzi, tanti, non solo ragazzi giovincelli, c'è anche ragazzi insomma, di una certa età che hanno collaborato attivamente per la redazione di questo primo numero. Una rivista bimestrale Free Press di arte e cultura e non solo, distribuita peraltro non solo qui a Bari ma anche... Sì, allora la distribuzione gratuita avviene in maniera preponderante sul territorio regionale, un po' perché ci siamo legati, un po' perché anche le dimensioni del giornale speriamo che sia in evoluzione. Poi la distribuiamo tra Roma, Napoli, Firenze, Milano, abbiamo alcuni punti diciamo, di interesse, di carattere culturale e di spettacolo che andiamo a colpire anche fuori dall'Italia, perché abbiamo una partnership con 5 istituti italiani di cultura all'estero, quindi Lille, Zagabria, Amsterdam, Vienna e Salonicco, dove la rivista arriva. Speriamo che si possano creare anche delle sinergie, come si usa dire. Bene, parliamo un po' di questa rivista. Innanzitutto diciamo che è stata sovvenzionata da un progetto regionale e quindi per i prossimi 4 numeri è sicuro che esca. E, il titolo... Allora, pool, nonostante tutti immediatamente pensino alla piscina, vuol dire anche centro di aggregazione, perché pool vuole innescare anche questo discorso, cioè di mettere in rete delle professionalità e delle realtà artistiche che possano insomma, collaborare. E poi la speranza è quella di continuare, come dicevi tu, 4 numeri sono assicurati da questo progetto regionale che è Principi Attivi, che inaspettatamente, sinceramente, abbiamo vinto, non ce l'aspettavamo. E poi il discorso è che la rivista ha un suo formato, una sua dimensione, ha una sua diffusione. Speriamo di migliorarla, speriamo di aumentarla e speriamo che riesca a irretire anche coloro che dovrebbero essere interessati a, non dico a un acquisto di spazi pubblicitari, ma comunque a delle partnership che possano renderlo più forte. Per il momento è una bella rivista, ben curata, patinata, con delle fotografie stupende che sicuramente sono di... Sì, allora ci sono due persone che hanno curato, due o tre persone, quindi io ci tenevo a ringraziarle anche perché è uno degli aspetti fondamentali, sono Simone Ardito, poi Valeria Giampietro e c'è anche Francesco Calabretto. Loro sono stati i primi che hanno fatto delle foto appositamente per il giornale, il che penso sia un valore aggiunto soprattutto dalle nostre parti dove non è facilissimo avere dei fotografi. Ci sono tante persone appassionate di arte, di fotografia, di musica, di teatro che si sono avvicinate a questa rivista e ci sono tanti progetti comunque in itinere. Noi speriamo che non si limiti la rivista ad essere un cartaceo Free Press distribuito, ma noi speriamo che diventi anche, e lo è già praticamente, un'organizzazione di eventi, speriamo che diventi una trasmissione radiofonica, stiamo procedendo anche molto speditamente sul piano del, diciamo, del web per avere una redazione soprattutto su quel frangente, quindi vogliamo insomma allargarci. Questo forse, essendo una rivista cartacea, andando nelle mani delle persone, avendo una sua materialità, è quello che più direttamente attira il pubblico, ma non sarà solo questo. A chi si rivolge? Noi siamo abbastanza snob, direi. Ci rivolgiamo a, diciamo, un pubblico che vada, penso, dai 15-18 anni fino ai 40-45, interessato a quello che c'è di nuovo nel campo dello spettacolo, della cultura, dell'arte. E speriamo che il giornale non appaia pesante, perché era una cosa che ci promettevamo. Vogliamo un giornale abbastanza fresco, dinamico, gli articoli non sono iperlunghi o iperdescrittivi, sono un accenno o qualcosa che possa anche spingere ad arrivare in territori altri. Il fumetto, comunque quello che è pensato come materia di genere, narrativa di genere, per esempio per noi è allo stesso livello della mostra d'arte di altissimo livello a Roma. È quello che vogliamo creare, anche una buona miscela tra il regionale e tutte le realtà che abbiamo qui in relazione al panorama nazionale e internazionale, perché probabilmente non abbiamo nulla da temere in certi frangenti. Avete un sito internet grazie al quale poter monitorare l'indice di gradimento di questo giornale? Allora, il sito è www.ipool, perché pool è il nome della rivista.it. Per adesso è un modo per metterci in relazione con i lettori, perché si possono
lasciare dei messaggi, si può vedere, il giornale lo si può leggere interamente su internet, basta andare sul sito e lo potete sfogliare tranquillamente a leggere. Poi se volete una copia cartacea basta contattarci, e noi siamo alla ricerca di punti di distribuzione che abbiano in maniera capillare l'intenzione di distribuire a persone che siano interessate a questo tipo di materiali. Bene, Michele, noi di Telebari ti facciamo i nostri complimenti. Ti diamo un grande in bocca al lupo per il proseguo nel futuro di questa rivista. Che altro dirti? Buona lettura a tutti quelli che riusciranno a beccarsi il pool. Sì, incrociamo le dita per il futuro. Alla prossima.